ho lavorato con il figlio. Anche lei ha fatto la escort da giovane con lui? Magari ha mandato qualche figlia. O qualche nipote. Per lavorare, naturalmente. Indubbiamente l'ha aiutata perché lui è un DNA. Io ho conosciuto Mamma Rosa, sa che il mattino dava dei soldini alle famiglie, io andavo a recitare lo sì, lui le dava le zoccole. Io andavo a recitare bella roba, bella con Mamma Rosa. E allora le dico che dava dei soldini e non voleva che fosse Mamma Rosa. Ancora i suoi vicini, perché andava a messa, andava con essa la figlia Antonietta, essa, con le guardie del corpo, e io andavo anche una volta alla settimana. E recitava 5 volte il rosario. Io una volta le dicevo, ma Mamma Rosa come fa a recitare 5 volte? Diceva, bella mia, come si fa a stancarsi con la Mamma Celeste? La Mamma Celeste non si può sentire. Comunque io... Anche Berlusconi è intimorato di Dio. Sì, guardi, è il papino nostro, il papino. Capito bene. No, non ho capito niente, non mi interessa. Lei non mi tocca nemmeno. No, non mi tocca nemmeno. Ma le sono piaciute le altre poche rubi? No. No. Io ho avuto anche, però, certo, senta, non si permetta di insultarmi vicino alle telecamere, sì, perché le faccio una querela. Non voglio niente, non voglio dire più niente, basta. A una donna di 80 anni do della puttana, ma scherzo, ma voi alimentare la discussione, ma signora, ma come si permette di pensare una cosa del genere? Lei è una falsa, è falsa. Ma quando mai le do la mano, mi dice che io date della puttana, ma quando mai do della puttana a una di 80 anni? Lo sta facendo apposta, ma guarda che roba! Vedete che fai loro gioco, fai loro gioco, figlia, fai loro gioco. Ma io non ho dato della puttana. Lascia stare, fai loro gioco. Non lo so che non l'hai detto. Lo faccio le cose, una meditazione. Vuoi una bacceria? Lo so che non gliel'hai dato. Ma guarda che roba! Ah, calmo. Ma guardarla, bisogna avere il piacere. Capito, Fabira? Ci vuole mandare via, una provocazione. Se facciamo così, ho capito, ma io non do della puttana una 80. Lo fanno a forza, si è portata da. Ma mai? Si è portata da. Rispettate la Costituzione! Rispettate la Costituzione! Beh, infatti sono di là le due fazioni, noi siamo di qua e loro sono di là. Ma perché volete fare casino? I servi sono quelli,
le due fazioni non sono a contatto, non possono spostarci, allora devono spostare anche loro. Ti sembra giusto? No, no, state facendo una cosa non giusta. Le due fazioni non sono a contatto. Voi non volete sporcare l'uscita di Berlusconi. Tutto qui. Sporcheranno anche loro. Sporcheranno. No, questa è una polizia di governo, non di Stato. Non è più una polizia di Stato, è di governo. Perché le due fazioni non sono a contatto. Fate una brutta figura, state facendo una brutta figura. Non c'entra niente loro. Io lo so. Anche quelli più. Ispettore, spostiamo anche quelli però. Voglio vedere se li spostate. Voglio vedere. Dai, vediamo. Voglio vedere se quelli li spostate. Non possono godere della nostra. Hanno l'insulità. Vai. All'angolo, sembra giusto. All'angolo. Noi siamo delle delinquenti? Ma cosa siamo? Dei delinquenti le noi? Le due fazioni non sono a contatto, non potete spostarci. Grazie. Amo. Ma mi sembra giusto, cazzo, che noi siamo dietro le transenne e quelli sono lì davanti. Ma che siete tutti berlusconiani, anche voi, cazzo? Non è giusto questo, è un'ingiustizia. Polizia di governo e non di Stato. È una prepotenza questa. Polizia di governo e non di Stato. Ma vedete la giustizia, questa è la giustizia. La legge è uguale per tutti. No, ci mandate addirittura a casa adesso. Mandate a casa e quelli li lasciate qua, no? Non vuoi disturbare la vista Berlusconi? Lei non sente quando parlo, scusi, Lei non sente? Perché non li spostate quelli? Signor capitano, lei si sta buttando lì, attenzione alle persone. E loro perché non li portano? Questa è la giustizia in Italia. Ma questa è la legalità. Le due fazioni non sono a contatto. Non sono a contatto le due fazioni. Quindi non può spostarci perché noi non andiamo di là. Le fazioni non sono a contatto. No, ma dovete spostare anche quelli. Non è giusto che mandate via solo noi. Loro da una parte, noi dall'altra, senza disturbare nessuno. Non andando là, possiamo andare là, non è uguale per come quelli che forse non so. Non è giusto, non è giusto questo. Non è giusto. A noi ci prende per Serie B. Quelli sì, cosa fanno? Di Serie A. Perché loro hanno i diritti di stare lì davanti? A 20 metri dal palazzo. Non lo so, ci hanno accerchiati, guarda. Sembriamo dei reclusi. Marciapiede come dei diseredati, le sembra giusto?
quelli non si vengono toccati. Ma dov'è la polizia? Da che parte è? Ci sentiamo da che parte è? Di serie B. Ci sentiamo cittadini. Noi passiamo per serie B. Dal muro da 50 poliziotti che sono più di quanti siamo noi e che i poliziotti stessi, compreso il capitano, che questo signore qua che lei può inquadrare, però lì dice che è giusto, ha dichiarato che è giusto così, che noi dobbiamo stare al muro. Scusa, grazie mille, facciamo il giro dietro. Oh, la Madonna. A un funzionario della polizia dei carabinieri, se si può girare per favore, che dica ai manifestanti, cittadini onesti, che siamo di serie B, che lui ha avuto ordine di far stare i manifestanti a favore di Berlusconi, capite, di parte di cose, e noi dobbiamo per forza stare ammurati. Qui ci muovono tutti, uno mando di freno, che ci confidano, no, capito, sembra una vergogna. Siamo già al muro, guarda là dove ci ha battuto il sentato. No, qua c'è la telecamera. Filmati, documenti. Stanno facendo una brutta figura questi qua della polizia, figure enormi. Si provi a rovesci là. Sì, ma loro purtroppo fanno il loro dovere, loro però è dal lato che ricevono gli ordini. Porta pace. La prossima volta vengo con la bandiera di Forza Italia. Vorrei sapere. Ma non esiste più Forza Italia. Vorrei sapere quanti poliziotti ci sono che controllano la parte destra, che controllano quelli di là, quanti poliziotti ci sono che controllano quelli a fianco a noi, non ce n'è neanche uno, sono tutti qua, guarda. Non mi tocchi. No, ma lei non mi spinga, mi si butta addosso, mi spinga. No, non voglio andare a casa, io devo andare a casa da mia moglie. Non mi tocchi, più tardi lo dice a sua sorella, non a me. Ha capito? Devo alzarlo per forza perché io me ne voglio andare a casa. Ha capito? Voglio andare a casa! Voglio andare a casa! Scusa, ma mica ci avete arrestato? Uno vuole andare a casa, va a casa. Tiri giù le maniche! Voglio andare a casa, ma porca puttana, allora! Anna! Vergogna! Vergogna! Oh, diavolo! Beh, è finito tutto, devo andare a casa! È finito! È una grande storia per un anno zero! No, io abito di là! Se può, ripeterò queste parole senza tessere, e il vento che sarà di fondere, è una scena surreale! La pace può, guarda anche tu, l'abruzzo ci risveglia incredulo, la neve il sole che ci incontrano, e la tua mano è qua, c'è un presidente, sempre presente, che ci accompagnerà. Siamo qui per te, cuore e anima, siamo qui per te, con un'anime, un'unica voce, Signor grande. Dimissioni! Vergogna!
Vogliamo la ministra. Vogliamo il ministro. Vergogna! Vergogna! Briccona! Buffona! Vergognati! Attacché! Vergogna! 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 Buffoni! 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 Speriamo un po' volare. Lascia cagare! Vedi, non interviene. Vaccina rosso! Un suicida! Roma Cattolica! Vergogna! Vergogna! Scusa! Vergogna! 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 Ma non faccio niente di male, ci conosciamo! Non succede niente! Non succede niente! Sto bene, però dobbiamo per forza... Ho capito! Grazie. Ti do la mia parola! Lo so! Errore! La radio uguale per tutti! Come stanno i minestri? Stanno qui dietro, ragazzi! Brigatista! Andiamo, noi stiamo andando a casa. Ma come blocca lì? Ma scusi, siete la guardia del corpo della Sant'Anchè? Venite anche voi, se siete cittadini stufi di questa situazione. Ciao! Mi sono svegliato, mi ho trovato il lavoro. Signore, per forza sia indietro, grazie. Signori, per favore. Signori, per cortesia, indietro, grazie. Vergogna! 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 Vergogna!